sì, in apertura di questa prima ora di Ravelliella assieme a Pino Scotto quest'oggi abbiamo detto quindi di questa novità, di questo pezzo che è stato trovato, di questa registrazione. Ma secondo me chissà se ne vanno a cercare, chissà quante ce ne saranno di provini che, però, ricordo, che hanno fatti. Io questa che poi sai che li mettono insieme, no? Magari Freddy aveva fatto un provino da solo, voce piano, poi lo vanno a comprare, l'importante è che ci sia la sua voce, no? Però resta il fatto che secondo me se è stato in un cassetto finora un motivo ci sarà, cioè, magari, secondo me deve rimanere nel cassetto. No, ma magari c'è come hanno fatto con Hendrix, magari ce l'hanno e hanno detto scaglioniamo, fra un anno facciamo uscire questo, fra sei mesi ne facciamo uscire un altro. Vabbè, per ora è uno, è business. No, però mi viene in mente la storia dei Guns N' Roses, te la ricordi, no? Quei due singoli che sono usciti, sì. Eccezionali proprio, mamma mia. Ecco, quindi torniamo a dire che se magari tu li trovi in un cassetto, un motivo c'è, però. Vabbè, comunque, al di là di questo, l'altro...